tipo di concezione del mondo. Allora, fare politica per la decrescita è un'operazione difficile, si può fare, sì, si può fare. Due esempi e poi chiudo. Il primo è la gestione del patrimonio edilizio. Bastano due misure. Io riporto delle cose fatte da amministratori pubblici che fanno riferimento al nostro movimento, che non è un partito, che non vuole essere un partito, ma vuole essere un movimento di idee che suggerisce a chi va nelle istituzioni delle cose da fare. Bene. Una prima misura è quella, un allegato energetico, regolamento edilizio, in cui si dice nel nostro territorio comunale non si possono più costruire case o ristrutturare le case esistenti si consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Seconda norma, piano regolatore. Il piano regolatore non prevede più nessuna espansione, non si deve più consumare nessun centimetro di terreno agricolo. Sono cose fatte, non sono cose inventate. Oggi sulla Repubblica c'è una pagina intera dedicata al sindaco di Cassinetta di Lugagnano che ha fatto queste cose, ha bloccato il piano regolatore. In un paese in cui alle politiche il 65% vota Lega e Forza Italia, che alle comunali ha votato questo sindaco la prima volta con il 51% e dopo che ha messo questa misura con il 65% o 62%, quindi vuol dire che ha bloccato questa cosa qua. Ha fatto recentemente questo sindaco un dibattito con il sindaco di Torino, che è un parino, e il sindaco di Torino ha dimostrato la sua, diciamo, scarsa capacità anche intellettiva, scontrandosi con questa persona, cioè, è di sinistra, però è per la crescita, cioè, non può concepire, non dice basta l'espansione del piano del regolatore, ma se basta l'espansione del piano del regolatore e le case non sono più di 7 litri, cosa succede all'edilizia? Si paralizza? No, l'edilizia si indirizza tutta nella ristrutturazione dell'esistente. Se non posso costruire del nuovo, le case devo consumare poco, mi chiedo. E questo significa aumentare la capacità professionale di tutti coloro che lavorano in edilizia. Perché per fare delle case che consumano di meno ci vuole più professionalità. Ma soprattutto significa ridare senso al lavoro. Perché il lavoro non bisogna creare occupazione. Io trovo una bestemmia a dire che bisogna creare occupazione. L'obiettivo non è mai quello di creare occupazione. Se lo dico a Napoli, mi dico a cosa, no, non ha. Però è così. Perché se fosse l'obiettivo creare occupazione, quale argomentazione avremmo per dire dobbiamo bloccare le fabbriche delle armi? Non creano occupazione. Quale motivo abbiamo di bloccare il mercato della droga? Non crea occupazione. Allora, se invece il lavoro ha un senso, se ha un senso, e cioè migliora il mondo, prendo quello che mi serve per la terra, per le mie esigenze, faccio in maniera che i cicli biologici possano riproporsi in maniera equilibrata e così via. Allora, questo richiede un lavoro che ha un senso e crea anche occupazione, ma crea occupazione in attività che migliorano il mondo, in attività che migliorano la vita degli esseri umani, cioè di avere un senso il lavoro. Se io faccio delle case o lo ristrutturo in maniera da ridurre le diverse emissioni di CO2, questo lavoro ha un senso, riduce l'impatto ambientale, crea occupazione perché migliora il mondo. Ma questo è un esempio. L'altro esempio è quello dei rifiuti, l'ho detto prima, insomma, no? Ogni volta che io o spreco o brucio o metto sotto terra degli oggetti dismessi, perché questi sono i rifiuti, sono oggetti dismessi, io sto facendo un danno di carattere ambientale, sto sprecando delle risorse, sto sostenendo dei costi per peggiorare il mondo e per sprecare delle risorse. I rifiuti concettualmente non esistono, cioè il rifiuto è un concetto psicologico, cioè io e lui possiamo comprare la stessa maglia nello stesso mercato, della stessa marca, lo stesso giorno, poi dopo 3 anni per me diventa un rifiuto, per lui che è più saggio continua ad operarla per 5 anni. No? Allora, il rifiuto è un fatto oggettivo. Il fatto oggettivo è che esistono degli oggetti che dopo un certo numero di anni non hanno più l'utilità per cui sono stati comprati. Quegli oggetti sono composti di materie recuperabili. Se io recupero le materie degli oggetti, posso non prendere delle materie prime. E quindi riduco il prelievo delle risorse della natura, perché sto riutilizzando. Riduco i costi, sto facendo un'operazione di decrescita, non mi prendo mica di niente, sto migliorando anzi di nulla. Come posso fare questa cosa qua? L'unica cosa è fare un'accurata raccolta differenziata, perché se faccio un'accurata raccolta differenziata posso riutilizzare tutto quello che è stato fatto. Ci sono degli amministratori pubblici che sono passati, uno in particolare, pensa uno in particolare, in provincia di Belluno, un nostro amico, un nostro collaboratore, nel giro di 6 mesi, dal 26 al 75% di raccolta differenziata,
adesso sono 85. E che cosa hanno fatto? Hanno preso un gruppo di ragazzi del paese e gli hanno detto, se i rifiuti vengono raccolti in maniera differenziata, noi possiamo non portarli in discarica. Se noi lo portiamo in discarica, ogni chilo che non si porta in discarica comporta un risparmio. Ma se non lo portiamo in discarica, andiamo a vendere a qualcuno. E se lo diamo a qualcuno, come materia prima riutilizzabile, ci dà dei soldi. Quindi, qui ci sono i soldi che noi spendiamo oggi per smaltire i rifiuti. Se voi siete capaci di ridurli al minimo e di recuperarli, quello che si risparmia diventa i vostri stipendi. Non soltanto hanno creato stipendi riducendo l'impatto ambientale, che l'85% sono arrivati, ma il comune è arrivato a risparmiare il 12%. Cioè, dopo aver trasformato in salari e stipendi i costi della discarica, ha risparmiato il 12%. E adesso stanno avendo l'obiettivo di trovare delle tecnologie più avanzate per fare in modo anche che quel 15%, l'inceneritore manda il 30% di ceneri, che il 15% dei rifiuti inerti possa essere riutilizzato e ci sono delle cose, delle ditte che stanno lavorando in una direzione, arrivano a portare in discarica l'1% dei rifiuti. Queste sono le strade che possono, diciamo, anche trasformare in proposte della politica amministrativa il discorso che stiamo facendo. Io penso che sarebbe fatto fin troppo meno di questo discorso, però ce ne sono molte di cose da dire. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero che si siano investiti, perché la vostra professionalità possa dare dei contributi specifici a questo discorso della decrescita che sta nascendo. Grazie. Tanti stimoli. Uno mi è venuto un pensiero velocissimo, poi apriamo un dibattito, anche perché io non so moderare, non essendo una moderata, quindi in realtà state, diciamo, lasciamo poi la parola al preside, a chi vorrà dire la propria. Mi è venuto solo un pensiero, ho saputo che per esempio il gruppo d'acquisto solidale, che è il GAS, si fa nella casa dello studente di Pisa, cioè quello che può sembrare una cosa dell'altro mondo, in realtà è una realtà in moltissimi posti. Poiché il consumatore sta diventando sempre più consapevole, cioè ormai le persone anche da noi non mangiano più qualsiasi cosa, ma vogliono leggere, si parla tanto di tracciabilità delle etichette, capire dove, da dove vengono, eccetera, eccetera, il gas in realtà è proprio la forma più immediata del consumatore di andare a vedere quello che si mangia, quindi in fondo risponde anche a un'esigenza del consumo in una maniera estremamente semplice. La parola al preside, vuole dire qualcosa? No, io volevo solo dire che lo ringrazio perché tutto quello che lui ha detto, lo ringrazio di tutto quello che lui ha detto. Questo non per io ci ho sempre creduto e ho sempre criticato tutto ciò che sta accadendo. Forse sono stato un vigliacco perché non l'ho mai esternato, però almeno oggi non mi sento in fondo. Per questo io la ringrazio. Poi passo la parola agli altri, poi dopo, se qualcuno vuole intervenire, intervenga, poi dopo giustamente voglio fare io le conclusioni, perché conclusione di vita vissuta è che ovviamente dando ragione a tutto quello che le ha detto, lei non ha bisogno del mio parere, però un contributino lo posso dare per tutto ciò che ho visto in questi anni e per tutto ciò che ritengo estremamente forte. Grazie, anche io come il preside, diciamo, sono completamente in linea con quello che è stato detto. Volevo solo forse provare a ricondurre quello che è stato detto un po' più nello specifico degli aspetti zootecnici o dell'agricoltura in generale, perché mi è sembrato di capire che uno degli aspetti principali, centrali, è quello proprio della riduzione dei consumi riferiti ai consumi energetici. Ora l'agricoltura sicuramente ha dei grossi problemi, diciamo, molto responsabile da questo punto di vista. Diciamo con un'espressione un po' anche ad effetto si potrebbe dire che qualsiasi cosa mangiamo è impregnata di petrolio, perché se pensiamo dalla ratura alla lavorazione del terreno, alla semina, alla raccolta, ma anche, diciamo, all'impiego di fertilizzanti, di pesticidi che sono comunque derivati da fossili, dal petrolio o da altri combustibili fossili.
fino al trasporto, al confezionamento e così via, tutte queste operazioni richiedono